Ciao Stefano, da quant'è che non ci si vede? Mi hanno informato che uno dei tuoi piatti preferiti è il petto d'anatra. Allora oggi lo faccio solo per te. Mettiamoci a lavoro. Come prima cosa gli ingredienti. Petto d'anatra, mele, miele, burro, scalogno e semi bacchi di ginepro. Olio e sale. Come prima cosa abbiamo preso l'anatra, l'abbiamo incisa sulla parte del grasso e sempre sulla parte del grasso l'abbiamo adagiata su una pentola assieme a un filo d'olio extravergine d'oliva. L'abbiamo messo sul fuoco e abbiamo fatto cuocere ogni lato per all'incirca 5-6 minuti. Poi l'abbiamo messo nel forno a 220 gradi per 9-10 minuti. Poi siamo passati alle mele. Abbiamo preso le mele, le abbiamo messe in una padella piccola, assieme a burro, bacchi di ginepro, scalogno. E le abbiamo lasciate cuocere. Una volta finita la cottura, abbiamo aggiunto del brandy. Per fare invece la salsa che è andata ad accompagnare la carne, abbiamo preso la pentola in cui avevamo cotto precedentemente l'anatra. Abbiamo aggiunto del miele e l'abbiamo lasciato cuocere per qualche secondo. Poi abbiamo impiattato.